Buongiorno. Allora, palestra finita. Molto bene, sinceramente. Mi ci trovo bene con entrambi. Molto orgogliosa di essere un esempio. Sono... Buongiorno. Allora, io sono già in università, sono praticamente in aula, cioè in una specie di auletta per studiare. E niente, ieri alla fine non ho fatto un vlog di una mazza, cioè dei capelli terribili stamattina, lasciate stare anche la faccia. Niente, adesso mi metto a studiare perché sennò, cioè, non ce la faccio. E basta. Anzi, sono già le 7:30. E sto tornando a casa perché oggi ho finito la lezione di chirurgia che avevo super presto. Cioè super presto, oddio, sono le 4. Per una volta torno presto, mamma mia, sono troppo contenta. Perché poi così almeno quando torno a Milano posso studiare, fare tutte le mie cose. Cioè sono veramente troppo felice. Oh, finalmente ho preso uno stand del telefono per la macchina decente, che così non balla ed è dritto per una volta. E alla fine infatti io, cioè, ho deciso che farò sempre i vlog col telefono perché la videocamera, boh, cioè, ormai è finta praticamente. E volevo riuscire a montarvi il vlog perché durante il weekend non ero riuscita alla fine della fiera, infatti mi dispiace un sacco per questa cosa qua, però... Cioè, io sto cercando di fare di tutto per stare dietro alle cose, ma i video purtroppo sono quello che sono e... Sarà sempre così, secondo me, per tutto l'anno, farò veramente fatica. Ed è anche per quello che appunto, alla fine la scelta migliore è sempre quella dei videoblog, insomma. Tra l'altro prima ho levato gli occhiali, le lenti, perché stavo morendo. Quando riesco li tengo su sempre perché io odio gli occhiali, cioè è proprio una cosa che non sopporto, a dir la verità. Adesso torno a casa, c'è un po' di traffico, però secondo me è fattibile. Cioè, sicuro che fra un'oretta sono a casa tranquilla, così posso un attimo anche riposarmi e così posso anche attaccare a studiare, posso fare le mie cose con calma senza morire. E sono veramente contenta di questa cosa. Niente, oggi è stata una lezione un po', cioè in generale pesantina barra noiosa, a dir la verità, perché ho fatto appunto infermieristica clinica, cioè infermieristica clinica, ciao, ho fatto, scusatemi... Ho fatto... Che cacchio ho fatto? Ah, allora, infermieristica in medicina interna e infermieristica in chirurgia generale, che sono bellissime. Però, cioè, sono pesantine, nel senso che comunque sono da seguire, eccetera. Poi meno male che ho tutto il materiale per studiare, perché quest'anno andiamo avanti di dispense. Dispense, volevo dire. Dio grazie. E niente, poi oggi pomeriggio, cioè, a pranzo mi sono portata tipo gli gnocchi, ma... Ho mangiato troppo e però ero già svegliata stamattina stra presto, a dir la verità, perché effettivamente, cioè, sono arrivata in università molto molto presto, però almeno ho studiato un pochettino, così continuo oggi pomeriggio per l'esame del 30, perché il 30 si avvicina, io sono veramente indietro, cioè veramente tanto indietro, quindi devo spicciarmi assolutissimamente. Oggi è anche il compleanno di mia cugina, non le ho ancora mandato gli auguri e dopo glieli mando assolutamente. Non è che mi sono dimenticata e che tra una roba e l'altra non avevo tempo. Eccomi qua, ritornata. Mamma mia, c'ho una faccia, ragazzi. Cioè, sono stanchissima. Sono proprio stanca, andrei a dormire, mamma mia. Comunque sia, adesso voglio assolutamente, dato che mi ho deciso che prendo un'orettina di pausa. Non ce la faccio, cioè, sono cotta. Ma anche mezz'oretta così, che monto un video. E ve lo volevo un punto, cioè, ve lo volevo caricare stasera. Ve lo volevo caricare stasera. Nel frattempo ho anche preparato, cioè devo finire di preparare anche la borsa della palestra. Mi sono aggiornato un attimo il bullet journal, così almeno un attimo da programmarmi anche i video, perché non sto riuscendo a trovare il tempo per... Cioè, stavo scrivendo anche tipo le idee video, no? Sono veramente morto. Mamma mia, vi giuro. Vabbè. A parte lamentarmi sempre della mia vita, perché fondamentalmente nei miei vlog lamento che sono stanca, che non riesco a dormire, che devo studiare, però vabbè.
Ho deciso che dopo vado in palestra, però vado dopo cena perché io posso andare alle 8, però alla fine ho chiesto a mia mamma se io potevo prendere, cioè cenare, scusatemi, un po' prima. Oggi è, oddio, non mi ricordo più, mercoledì e niente, dovrebbe fare caldo, quindi evito anche di mettere la sciarpa, insomma. Sono veramente in ritardo. E niente, insomma, oggi davano cioè le previsioni davano 24 gradi, ma è grigio. Palestra finita, torno a casa. Mamma mia, sono stanchissima, veramente. Cioè, sempre queste inquadrature molto allettanti, devo dire. E niente, scusatemi, parlo a bassa voce perché ho sempre paura che poi sbocchi qualcuno. Raga, sono cotta letteralmente e mi aspettano ancora almeno un'oretta e mezzo di studio, cioè guardatemi gli occhi, sembro allucinata, vabbè. Comunque ormai in palestra, cioè quando vado in palestra alla fine della fiera vado fondamentalmente a nuotare e quest'anno lo sto sfruttando parecchio. Niente, alla fine sono tornata da piscina, cioè da piscina dalla palestra, però ho fatto piscina e sono quasi le 11, a dir la verità, tardissimo, io devo ancora prepararmi tutto quanto, madonna mia. Tra l'altro mi sta per morire il telefono e devo caricarlo assolutissimamente, perché sennò poi, dato che ho la batteria un po' spanculata, se lascio che si spenga totalmente fa una fatica a ricaricarsi immane. Comunque sia, oggi, allora volevo raccontarvi un pochettino la giornata di oggi. Oggi che era mercoledì ho fatto infermieristica e medicina interna, dove comunque sia stiamo facendo praticamente un po' la gestione, insomma, della questione farmaci in ospedale, quindi come gestire i farmaci, come si somministra, tutte le varie vie di somministrazione, tutte le precauzioni, scusatemi, da prendere, che è stra interessante. Cioè, veramente, infermieristica e medicina interna, veramente capisci quanti errori si fanno, cioè quanti errori si tende veramente a fare in ospedale, ma veramente tantissimi. Perché un conto, cioè, l'anno scorso comunque sia, che poi alla fine è quest'anno, quando sono entrata in tirocinio, essendo molto ignorante su molte cose, io guardavo e basta. Ma il fatto che mi siano rimaste impresse e, cioè, adesso che sto iniziando ad entrare dentro il fulcro, rimango sempre allibita, cioè rimango veramente sempre allibita. E poi dopo abbiamo fatto infermieristica pediatrica, che a dire la verità oggi è stata una bella lezione perché abbiamo parlato un po' del neonato. Degli accorgimenti che si devono prendere, insomma, quando il neonato nasce, se nasce prematuro, che cosa bisogna fare, che cosa succede, come si lava, insomma, il neonato e tutte queste cose a me piacciono parecchio. Però ammetto che ho balzato la lezione di, insomma, ho saltato la lezione di pediatria al pomeriggio perché ne ho approfittato per studiare metodologia. E sì, perché veramente a parte che ero cotta, cioè stamattina sono arrivata che ero cotta, non so come, ma ieri sera ho studiato alla fine fino alle 11:30, cioè non so come ho fatto, veramente. Ho studiato prima, poi ho cenato, poi ho studiato dopo. Oggi invece ho studiato alla fine tutto il pomeriggio, e poi infatti quando sono tornata a Milano alla fine, cioè, sono andata a farmi appunto questa nuotata e sto diventando un po' troppo pigra, nel senso che non andare a nuotare, però meglio che almeno faccio comunque attività fisica piuttosto che andare in palestra. E perché? Perché quando poi piove, quando fa freddo, cioè non mi viene voglia di uscire, no? E infatti ne devo approfittare poi di andare in palestra nel weekend alla fine, perché così almeno sono costretta ad andare di giorno, perché alla fine la palestra apre alle 10, quindi prima non posso andare, perciò vado alle 10. E adesso penso che preparerò le cose per domani, cioè io ho veramente tempo di arrivare a casa, devo già preparare le cose per domani, portare a pranzo per domani. No, devo pensare anche cosa, cioè, come vestirmi domani, perché
perché io così almeno la mattina ho già tutto pronto. So già che mi chiederete aggiornamenti per quanto riguarda l'iPad, infatti ci tenevo a farvi vedere un pochettino prima di metterlo in carica, insomma. Adesso aspetta un attimo che lo apro e vi faccio vedere. Tanto vi metto anche gli occhiali. Io poi tra l'altro non uso gli occhialini in piscina perché è una cosa che io odio letteralmente, ma già mi bruciano gli occhi di mio perché utilizzo troppo le lenti a contatto, e se poi con il cloro, insomma, in piscina, cioè veramente in questo momento li sto sentendo come se tipo fossero fuoco. Vabbè, comunque sia, alla fine, allora vi faccio vedere, ho preso la come si dice, la copertina, l'ho pagata 9,99 su Amazon. E poi ho preso anche per il pennino una cosa in silicone che ho pagato 7 euro, se non mi sbaglio, 8, non mi ricordo più, 7-8 euro, ed è una cosa che riveste tutta la penna e fa sì che io non perda poi il tappino, quello in alto, della penna. Vabbè, ce n'è dentro lo zaino, comunque diciamo che non è fondamentale la penna in questo momento. E io volevo far vedere praticamente le applicazioni che sto utilizzando. Intanto abbassiamo l'ISO perché sennò voi non vedete un cavolo. Comunque sia, io fondamentalmente utilizzo questa applicazione qua, che è GoodNotes, Notability. OneNote lo utilizzavo, cioè l'ho sempre utilizzato per il primo anno, perché poi diciamo che OneNote ti permette di vedere le tue note, tutto quello che scrivi in ogni dispositivo con l'account. Poi praticamente qua, vabbè, utilizzo anche Word. Ok, ho tutte queste applicazioni qui, anche questo per leggere i formati PDF, ho il Drive che uso spesso perché ho la cartella in comune con i ragazzi dell'università, e fondamentalmente però utilizzo GoodNotes e Notability. Volevo farvi vedere, vediamo, gli appunti di infermieristica pediatrica. Allora, questi qua sono gli appunti che ho preso oggi, che penso di averli, cioè di aver scritto anche abbastanza decentemente. Io tra una pagina e l'altra posso anche infilare dei fogli, quindi questa è veramente una figata, sinceramente. E vi spiegherò poi come faccio, però volevo farvi vedere anche cosa succede se per esempio io, perché diciamo che se voi utilizzate lo zoom scrivete meglio, perché potete scrivere in questa parte qua e zoomare le varie parti. Alla fine, credetemi, ci fate la mano, non è quello il problema. Però vedete che non facendolo e scrivendolo nudo come se questo fosse il foglio, alla fine la scrittura viene stragrande. Invece, questi sono quelli che io ho preso oggi. Cioè, sono molto più, come si dice, secondo me sono molto più ordinati. E poi in più, nel senso, riesco comunque a leggere. Sì, dovrei scrivere meglio a dir la verità, però non riesco a scrivere meglio. Poi io integro, vabbè, già una dispensa che ci è stata data, e oggi per esempio abbiamo fatto, vedete, nature fisiche del bambino, l'indice di Apgar, che è appunto tipo una specie di scala di protezione per valutare i primi momenti della nascita del bambino. Poi appunto abbiamo fatto, vabbè, questa assistenza infermieristica del neonato fisiologico, e niente, abbiamo parlato di tutto questo. Ho anche, cioè, capito per bene, insomma, come si, cioè non come si cura, però anche tutta la storia del cordone ombelicale, è interessante, cioè è bello, questo mi è piaciuto molto. Anche tipo che cosa si va a misurare di una di un neonato, non del bambino, scusatemi, forse ho detto bambino, ma volevo dire neonato. E anche l'importanza ovviamente dell'allattamento, insomma tutte queste cose qua, quindi è stato molto 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 interessante. L'applicazione invece è questa, che è Notability. Allora, Notability, per adesso io ho messo tutte le materie del primo semestre e del secondo anno qua, e praticamente è molto simile a dir la verità. Guardate, tipo questa è farmacologia, sono gli anestetici, queste sono le slide dove io praticamente a volte ci scrivo sopra per prendere appunti. E la cosa cioè veramente figa di questo iPad fondamentalmente, aspettate, è questo. Praticamente voi lo mettete così, se voi tirate su qua, scusate, tirate su e mettete GoodNotes a fianco, potete lavorare con entrambe
le applicazioni. Quindi io tipo una cosa che faccio durante le lezioni è qua segnare le cose importanti magari sopra le slide, così non le devo più stampare, e poi a fianco magari qua semplicemente mi prendo, aspettate adesso vi faccio vedere se riesco, mi prendo il quaderno insomma di farmacologia, ok? E nel frattempo scrivo, o scrivo a penna, o scrivo a matita, insomma tutte queste cose qua, e niente, insomma. Quindi, boh, secondo me è la combo perfetta, cioè queste due applicazioni sono la combo perfetta. Vi vorrei fare poi un giorno un confronto nel momento in cui ho iniziato ad utilizzarle decentemente, perché per esempio questa qui, questa applicazione qua, Notability, permette anche di registrare, però io utilizzo il mio registratore, quello manuale, insomma, della Sony, vecchissimo tra l'altro. E invece GoodNotes, con GoodNotes, essendo stato il primo, la prima applicazione, mi ci trovo molto bene, sinceramente. Mi ci trovo bene con entrambe, io le consiglio entrambe, poi dipende. Buongiorno, allora questo è l'outfit, mi mancano le scarpe, ho messo un paio di scarpe da ginnastica normalissime, ho sulla giacca di pelle, a dire la verità dovrei mettere la sciarpa perché secondo me la mia gola sta iniziando a soffrire, jeans di Zara e dentro una felpa normalissima della, boh, non mi ricordo manco più, forse Hollister. Vabbè, sono quelle con il cappuccio perché tecnicamente oggi dovrebbe piovere. Vi volevo far vedere il trucco, aspettate. Dato che ho un minimo di, appunto, di tempo, volevo farvi vedere il trucco per quel che mi sia possibile, insomma, da far vedere. Forse così si vede qualcosa. Io praticamente mi trucco quasi tutti i giorni così. Allora, volevo dirvi che praticamente come base utilizzo questa, della Fenty Beauty. E io ho la colorazione 360 ed è la Pro Filter. Poi, come un filo di cipria, ma proprio un filo, utilizzo questa della Ultra, cos'è? Ultra HD della Makeup Forever, che è trasparente praticamente. Come blush ho riscoperto questo qua, della Benecos, del numero 6 Sassy Salmon, questo. E poi invece per scolpire un minimo utilizzo questa combo, questo qui è anche un pennello e questo qui invece è lo stick, insomma, espresso di Fenty, che è quello più scuro fondamentalmente, fa parte di di quattro, no, di tre kit, scusatemi, di un trio. Come mascara invece utilizzo questo qua di Maybelline, che è semplicemente uguale a quello rosa, solo che è waterproof. E poi utilizzo ovviamente la penna adesso che ce l'ho, la, come si chiamava? Brow Contour Pro di Benefit. Utilizzo solamente la parte più intermedia, questa qua, riempio leggermente in mezzo e poi pettino appunto con il loro pettino questo qua nuovo che è stracarino e poi fisso sempre con questo, se non facessi cadere le cose, con questo qui, Color Reset Brow, che utilizzo, mi ricordo più, ah, ecco qua, questa che è una stick eyeliner, non mi ricordo, una stilo comunque di Clinique ed è di questo azzurro scuro che io appunto utilizzo come eyeliner, non so se si può notare, vabbè, insomma. E invece infine come labbra utilizzo questo qui della Flormar che non mi ricordo, che è una matita automatica lip liner, ma non so che numero sia, comunque sia è un rosino. È un rosino malva, diciamo così. E poi utilizzo questo che, cioè questa tinta mi dura tutto il giorno, raga. Tutto, la numero 121 di Kiko. È stato l'acquisto più afforoso di questo mondo. Oggi comunque, raga, è giovedì e io sono in coma, cioè il fatto che io già inizio ad utilizzare di prima mattina gli occhiali, ho dietro le lenti a contatto ovviamente, iniziamo male. Comunque sono abbastanza in orario, quindi sono molto contenta. Forse da così si vede meglio il trucco. Boh.
non so bene come concludere questo vlog. Inizialmente, a dire la verità, non volevo caricare nemmeno il vlog di questa settimana. Però alla fine mi sono detta non è giusto, cioè nel senso alla fine ho deciso di fare i weekly vlog almeno ogni settimana per essere un minimo presente, balzare pure questa settimana non mi sembrava nemmeno giusto, insomma. E non ho più avuto modo praticamente di mettermi a fare vlog, cose del genere, perché appunto sono successe cose che ovviamente di cui non parlerò, ma semplicemente per privacy, perché ovviamente non riguardano me, ma in parte hanno intaccato, diciamo, persone che conosco molto bene e a cui voglio molto 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 bene. E quindi sinceramente diciamo che mettermi a vloggare le giornate, soprattutto gli ultimi giorni, così non è che avessi più di tanto voglia, insomma. E ammetto anche di aver saltato anche alcune lezioni perché non ero proprio nel mood, sinceramente. E vabbè, insomma, questa settimana è andata così, ma va bene così, cioè nel senso, come ci sono le giornate in cui mi vedete sempre pro e mi vedete sempre felice, carica, energica, eccetera, ci sono anche dei momenti in cui anche io un pochettino mi perdo, in cui anche io un pochettino mi destabilizzo, ma perché è la vita, fondamentalmente, insomma. E niente, ieri era venerdì e prima di andare a fare una cosa, perché poi dopo sono uscita con mio papà, ho fatto una mini live su Instagram e ho iniziato, insomma, a vedere certi commenti, insomma, che lì per lì mi hanno lasciato un attimo così. Poi dopo li ho riguardati bene, ho detto ma aspetta un attimo, mi sono persa qualcosa. Anche perché poi diciamo che ieri sera volevo semplicemente rendervi un attimo partecipi, cioè farmi anche io un attimo viva, no? E poi però sono dovuta scappare subito, fondamentalmente. E un mio compagno di corso, che poi è bruttissimo dire un mio compagno di corso perché fondamentalmente è un mio amico, perché fondamentalmente siamo diventati amici, che è appunto un mio compagno di università perché l'ho conosciuto in università, Sam, mi ha scritto un messaggio che mi ha lasciato parecchio pensare, ma veramente tanto, e sono molto contenta che me l'abbia scritto. E Sam è sempre stato così, è una persona molto sensibile. E mi ha scritto appunto: comunque sentiti orgogliosa di come la gente ti prenda ad esempio, più che per l'aspetto di studio, per il volersi bene. Leggevo di molte che vivono male troppe cose. A rileggerle, credetemi, mi vengono i brividi, perché è vero. E tante volte anche voi mi scrivete sia dei messaggi molto, cioè, carini, dove siete positive, energiche, eccetera, ma tante di voi mi scrivono veramente dei messaggi che, cioè, che insomma, che la vita non è rose e fiori e la vita non sarà mai rose e fiori, e sono cose che fanno pensare, no? E ci sono tante persone sole, ci sono tante persone che non sono in grado di chiedere aiuto, a mio parere, ci sono tante persone che non riescono a fare amicizia perché magari per sfiga gli è sempre andata male, ci sono persone con tanti problemi e siamo tutti diversi, ognuno ha i suoi problemi e ognuno dà un certo peso ad ogni suo problema, come magari per me può essere un peso minore un problema di un altro, viceversa. E niente, diciamo che la live di ieri, anche un po' per gli argomenti di cui ho parlato e il messaggio che mi ha mandato Samuele, le cose che mi avete scritto voi, le cose che io ricevo all'ordine del giorno praticamente, il fatto anche che voi vi aprite con me, dove effettivamente io chi cacchio sono, cioè io sono una sconosciuta, mi fa tanto piacere. Perché
Ammetto che io negli ultimi anni, cioè prima di cominciare infermieristica, non ero soddisfatta della mia vita in pieno. Non ne ho mai parlato, ma magari ne parlerò nel momento in cui me la sentirò. Però sono riuscita ad uscirne, cioè sono riuscita ad uscire da un buco nero fondamentalmente. E questo è, cioè io vi parlo veramente di parecchi anni fa. Tutta questa storia è iniziata veramente da parecchi anni fa. Però ne sono uscita e se sono qui testimone. Adesso che voi mi vedete sempre, magari anche tramite le stories su Instagram, ma in generale nei video, che sono sempre positiva, che sono sempre piena di energie, voglia di fare, eccetera, credetemi, faccio una fatica immensa, ma ci tengo tantissimo a questa cosa. È una cosa che forse un tempo ci avrei dato meno peso, forse perché ero molto più immatura, ero molto. Non lo so, non lo so. Però penso di aver fatto quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, un salto di qualità a livello caratteriale. E sono molto orgogliosa di essere un esempio. Sono molto orgogliosa di essere di ispirazione per voi. Cioè, voi, vabbè, io magari non li condivido tutti, però mi scrivete veramente tantissime cose belle nei miei confronti. Come mi raccontate anche tante storie tristi che riguardano voi. E ne sono grata, perché sia dalle cose belle e sia dalle cose brutte che si impara. E non sto dicendo le. Non sto parlando di critiche, non sto parlando di numeri, non me ne frega niente. Voi, cioè, io spero che veramente si capisca questa cosa, perché, insomma, più a nudo di così penso che si muoia. Però sono contenta, cioè credetemi, sono arrivata in un momento della mia vita in cui so che importanza dare alle cose veramente per me importanti, so cosa vuol dire fare i sacrifici e mettere da parte magari anche certe cose che ti piace fare perché vuoi raggiungere un determinato obiettivo. E so anche che tante volte bisogna anche saper dire di no, e io prima non riuscivo a dire di no. E se posso definire quest'anno, anche se già è un po' ancora troppo presto per parlare, insomma, di come è andato il mio 2018, ma se io dovessi descrivere il mio 2018 con una sola parola, di solito c'era sempre il tag a fine anno che si fa e quest'anno lo voglio fare. Lo definirei con consapevolezza. Credetemi, essere consapevoli di chi siamo, dei nostri limiti, di quanto ci possiamo spingere oltre, di quanto possiamo migliorare e di quanto, in generale, renderci conto che noi siamo in continua evoluzione è veramente importante. Capire che cosa vogliamo nella vita è importante. E non è così scontato, ragazzi, non è per niente così scontato, è un lavoro che tu devi fare intensamente con te stesso in primis e poi dopo anche con le altre persone. E io sono felicissima e onorata di condividerle con voi. Credetemi, la parte, quando io vi parlo di infermieristica, quando io vi parlo di una parte per me molto importante della mia vita, ovvio, non vi metterò mai a parlarvi magari di cose molto personali, cose del genere, però in questo momento una delle cose più importanti della mia vita è l'università, è il fatto di finalmente realizzarmi, finalmente essere riuscita ad intraprendere una strada che mi piace e che sono soddisfatta, è faticosissimo e sono contentissima veramente di condividerla. Io, come vi dico sempre, non pre cioè, prendetemi d'esempio, è vero, sono contenta di essere di ispirazione, ma quando captate le informazioni che ricevete da me, quello che io condivido con voi, non copiatele cioè papale papale, rielaboratele, riarrangiatevele e ricucitevele su di voi. Perché ognuno di noi non può essere una copia dell'altro, perché ognuno di noi è unico e inimitabile, no? E niente, insomma, mi sentivo di concludere questo vlog così perché.
certe cose fanno pensare, questa settimana è stata una settimana ricca di tanti pensieri e so che insomma magari anche queste parole potrebbero anche essere utili a tanti di voi, quindi insomma così, basta. Io con il mio viso bello bello struccato, cioè no, a dir la verità stamattina avevo messo un filo di matita che se n'è andata, mascara che non esiste più, tinta labbra che non esiste più, e vi lascio. Spero di essere un po' più produttiva, insomma di fare vedere un pochettino anche quello che faccio nella quotidianità a livello proprio pratico di studio settimana prossima. Io vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio anche sempre perché sto notando che i miei video vlog, i weekly vlog sono molto molto apprezzati, quindi sono veramente tanto felice e vi mando un bacione gigante. Cheers!